trucco. L'idea della locandina che potete vedere è quella di sentirci come un melograno, cioè ciascuno di noi, essendo picco, si deve stringere attorno all'altro, in questo caso associazioni, comitati di quartiere, ma anche esponenti della cultura e dell'imprenditoria locale. Il melograno cresce in condizioni anche difficili, con pochissima acqua e con pochissime cure, ma al contempo diventa simbolo di fertilità e di prosperità, e spero che questo sia il simbolo e l'emblema di quello che vogliamo fare qui ad Ostia. Grazie. Grazie. Mi associo a quello che ha detto il nostro architetto Alessandro Bolli. Allora, che dire? Questa grande partecipazione già è un successo, è la prima volta, è una cosa speciale, è una cosa inedita, che tante realtà associative del nostro territorio, quindi persone di buona volontà, che già hanno creduto opportuno riunirsi in associazione per fare bene. Queste associazioni del nostro territorio sono tantissime, molte di carattere culturale, e questo non può che farci piacere. Il tema di quest'oggi è la città che vorrei, la città che vorremmo e la città che non abbiamo, perché dobbiamo essere realisti. Non abbiamo attualmente quella città alla quale tutti noi vorremmo appartenere. Come è ridotta, non è possibile, anche se fossero passati Lanzi che Necchi, non è possibile che sia ridotta come è ridotta. Quindi la nostra generazione, io mi rivolgo più che altro alla nostra generazione, la generazione, diciamo, che ha ricevuto in eredità dai nostri padri, dai nostri nonni, un altro tipo di città, che non è questa. Il nostro dovere morale verso i nostri figli e verso i nostri nipoti, quindi siamo qui per questo, e vi prego di lasciare i personalismi. Noi cediamo in questo momento a voi la possibilità di fare squadra e di andare tutti insieme verso un obiettivo: migliorare e dare una possibilità ai nostri figli di vivere in una città migliore. In questo ci potrà aiutare tanto la scuola. Ringrazio i presidi che sono venuti. Forse il fulcro di tutto sta nella scuola, nel messaggio che noi sapremo dare ai nostri figli. Dando la parola al nostro presidente, che è l'avvocato Italo Mannucci, che ci spiegherà l'intera operazione e il motivo per cui siamo qua effettivamente. Prego. Abbiamo cercato di valicare il perimetro della piazza, perché noi oggi rappresentiamo l'Associazione Commercianti del Centro Storico, che eravamo, da un punto di vista proprio toponomastico, inseriti in un circuito che era la cosiddetta isola pedonale, deciso viceversa di creare un afflato, un link diretto con i commercianti del centro storico romano e i commercianti del centro storico lidense, ma in modo più ampio del municipio 10, per cercare di condividere con voi un senso di appartenenza, un senso di città, un amore per il nostro territorio. Noi abbiamo individuato questi 5 tavoli, cui abbiamo proposto a ciascuno dei presidenti delle associazioni oggi presenti di partecipare. Ogni tavolo avrà evidentemente una capacità propositiva. Abbiamo cercato di dividerli per materia, magari quello che c'è di buono. Di noi parlano sempre male, se leggete alcuni giornali sembra che qui si spari per strada, questo non è vero. Dobbiamo cominciare a raccontare quanto di bello c'è in questo territorio. Voi ne siete la prova massima, voi dovete assieme a noi spiegare alla gente, non soltanto del nostro municipio ma anche di Roma, ma anche la nostra vocazione turistica internazionale, e prima o poi ci arriveremo, che qui si sta bene, che questo è un posto dove
meritiamo di vivere e che qui se c'è criminalità c'è qui come ovunque e nella stessa misura. Noi dobbiamo cercare inevitabilmente di dare nelle eccellenze del nostro territorio un punto di riferimento a tutte le associazioni, a tutti i tavoli formativi, a tutti i tavoli concettuali, perché nel nostro municipio, dal nostro municipio sono uscite eccellenze, ci sono imprenditori, ci sono professori, ci sono una serie infinita di personalità che ci possono essere utili. In questa fase embrionale abbiamo deciso di fare un comitato scientifico direttivo che possa far fruire a tutti gli altri tavoli della loro capacità, la loro eccellenza. E poi abbiamo deciso di, in modo più operativo, di far lavorare le associazioni. Quindi noi ci siamo resi piazza, quindi abbiamo detto perché non mettiamo tutti assieme per vedere questa cosa come funziona. Perché non chiediamo, come è possibile chiedere, stabili di proprietà comunale per fare tutti noi la sede legale? Ci sono, noi parliamo nel nostro piccolo, dei centri di informazione della vecchia Zetema nel centro storico, quindi a Piazza San Comazio, che possono essere fruiti da tutti. Noi dobbiamo fare il DALINC e allora abbiamo individuato una serie di presidenti onorari della nostra associazione, perché virtualmente è come se cedessimo sovranità. E poi da ultimo, e poi passiamo veramente la parola all'elenco delle persone che vorremmo coinvolgere, abbiamo ideato questa formula, dicei, simpatica, che è quella dell'attività dell'ambasciatore di Ostia Amore. Cioè l'ambasciatore di Ostia Amore non lavora per la Farnesina, quindi non aspettate accrediti di costo, no? L'ambasciatore di Ostia Amore è quello in cui crede nel progetto, che se c'ha voglia parla bene di noi, che nel suo municipio qualunque cosa lui faccia ha desiderio di diffondere l'unica cosa giusta, perché questa non è un manipolo di banditi, questa non è sede di criminalità organizzata, questa è la parte sud di Roma che è la città più bella del mondo. Grazie. Il comitato scientifico, li chiamo in ordine alfabetico, quindi allora, Mario Balzanelli, già primario in diabetologia del Grassi, dove è stato anche primario del pronto soccorso. Grazie. Architetto Giuliano Fauzi, progettista di alcune tra le più rilevanti architetture contemporanee del territorio, tra cui la Tirrena Auto, la Serra di Ostia Antica e il Parco dello Stagno. Giuliano. Daniele Nannuzzi, direttore della fotografia, presidente dal 2012 dell'Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica, AIC, David Di Donatello e Globe d'Oro per El Alamein, docente del Centro Sperimentale di Cinematografia. Noi ci vantiamo di essergli amici. Niente, l'ho sempre amata Ostia, l'ho sempre esaltata, l'ho sempre difesa, anche quando mi dicono ma tu abiti a Ostia, sì, a Ostia, e lì mi sento una stretta al cuore, perché è incredibile. Io vorrei capire come siamo arrivati a ridurla in questo modo. Io invito Paola Rossi, vincitrice del Grand Prix del 14° World Triennale of Architecture di Sofia in Bulgaria, tra gli altri premi ricevuti, ideatrice e curatrice dell'area concorsi dell'Ordine di Roma, perito demaniale, consulente per i comuni, enti territoriali ed università. Io ho inciampato nell'inglese quella relativa alla nomina degli ambasciatori e delle ambasciatrici. Noi con questa formula abbiamo cercato naturalmente di coinvolgere il più possibile le persone che amano questo territorio, senza dargli l'onere naturalmente di operare nei tavoli cosiddetti operativi, tanto spinti dall'architetto Bolli. Quindi io inviterei qui il sindaco di Montecchio, Federico Gori, e lo ringrazio, lui è stato protagonista e ci ha reso protagonista di una visita bellissima, e noi siamo la prima associazione che ha fatto un gemellaggio istituzionale con un ente territoriale, quindi noi siamo felici di questo, grazie. Stefano Spiganti, direttore del Museo Etrusco, ci condivide un desiderio dell'archeologia. Noi abbiamo il secondo polo archeologico del mondo dopo Pompei. Qui Giulio Anticoli, presidente dell'Associazione Roma Produttiva e Associazione Botteghe Storiche di Roma. Anna Maria Ricciardi, preside del liceo classico Anco Marzio, per favore, l'artefice di questa colleganza con il super preside e tutti i presidi. Quindi. Allora, Paolo Bizzarri del teatro Nino Manfredi, grazie, il nostro teatro, punto di riferimento per noi. Speriamo di condividere tante attività insieme, grazie. Aldo Marinelli per la mia voce. Allora, Fabrizio Fraschetti, responsabile del centro di formazione professionale Castelfusana Alberghiero. Gianluca Poscente. Ecco, a dire, per quanto concerne, dobbiamo andare a lavorare sulle associazioni che in realtà faranno parte fattiva dei tavoli cosiddetti operativi tanto voluti dalla Bolli, no?
E quindi l'Associazione Musicale Arcangelo Corelli, quindi al maestro Giorgio Angelini. Daniela Taliana, presidente dell'Associazione Culturale Spazi all'Arte, presentissima nel territorio, donna ovunque, grazie. Anna Maria Vanalesti, presidente dell'Associazione Culturale Leggio del Mare. Riccardo Bazzini. E ho concluso con questo. Allora, io vorrei al tavolo della cultura Angelini Giorgio, Bizzarri Paolo, Arturo Cannavacciuolo, Simona Di Sarno, in questo momento rappresentato da Mambor se è possibile, Monia Franceschini, Fabrizio Fraschetti, Elena Maioli, Aldo Marinelli, Maritati che non c'è, via, Paola Pallotta non c'è, Saiocco e Anna Maria Vanalesti. Per cui che il ha fatto benissimo. Loro devono mettere. Anche culturale.